interrompe la serie positiva che due vittorie e due pareggi per lo Sporting di Catanzaro. Poi c'era stata anche in mezzo la vittoria di Coppa Calabria mercoledì scorso a Montepone. Oggi perde con il Real Rocca Bernardo. Una partita dai due volti: un primo tempo a favore della squadra di Mister Patti che giocava in casa, e poi un secondo tempo, diciamo, in cui la squadra ospite è riuscita a ribaltare la situazione e a vincere proprio per 2-1 con il risultato finale. Mister, una partita, è giusto quello che stavo dicendo io, dai due volti? Forse i suoi hanno risentito un pochettino proprio dell'episodio del pareggio. Sì, io a dire il vero non ho niente da rimproverare alla squadra. La squadra ha fatto la migliore prestazione possibile e per larghi tratti sembrava di poter portare la vittoria a casa. Poi c'è stato un episodio sul quale si è creato un po' di nervosismo e credo che la squadra è rimasta agganciata a quell'episodio per un po' di tempo, a tal punto da condizionarla, e poi è arrivata questa sconfitta che ci prendiamo perché ci può stare con Rocca Bernarda, anche se per quello visto in campo, voglio dire, abbiamo qualcosa da recriminare. E quei suoi giocatori, a me è sembrato che dalla cintola in su, come si dice in questi casi, abbiano più pensato a se stessi, una soluzione individuale e non più come gioco di squadra collettivo. Sì, perché noi tra l'altro l'individualità ce l'abbiamo, quindi ci può stare che qualche giocatore possa pensare di creare superiorità numerica e andare alla realizzazione. Però ripeto, ci eravamo difesi con ordine nel primo tempo, anche perché i ritmi erano bassi, che Rocca Bernarda gioca su ritmi bassi, avevamo tenuto e poi alla prima occasione abbiamo fatto pure il gol. Da quel momento la partita niente faceva pensare se non quella di poterla portare a casa, invece poi degli episodi, ripeto, hanno creato nervosismo e da lì per me la squadra è stata condizionata da quello. E comunque diciamo che al di là della squadra cosentina pare che il campionato sia molto equilibrato, anche il Taverna stesso, che doveva essere l'ammazza campionati dopo il Morrone, si è fermato. Sì, io l'ho detto in tempi non sospetti, quando ancora probabilmente erano pochi, ma perché ho avuto la fortuna di incontrarla, o la sfortuna di incontrarla alla seconda giornata di campionato, e là ho capito che veramente si spingeva su valori completamente diversi che non avrebbero lasciato spazio ad altre squadre, ma non per demerito degli altri, ma per merito proprio del Morrone, che secondo me è di un'altra categoria. Quindi il Taverna, il Rocca Bernarda, il Real Cerva saranno squadre che si contenderanno la migliore posizione nella griglia playoff, però per la vittoria del campionato come prima in classifica non c'è storia, a mio parere. Sentiamo adesso il direttore sportivo del Real Rocca Bernarda, Antonello Toscano. Diciamo una partita, dicevamo, con Mister Patti dai due volti, un primo tempo a favore della squadra di casa, poi siete usciti benissimo nel secondo tempo, due gol, due traverse, alla fine credo che abbiate legittimato anche il risultato finale. Sì, sicuramente anche il tempo, le condizioni atmosferiche hanno condizionato tutto l'andazzo della partita. Il primo tempo con vento a favore del Real Catanzaro, anche se ha creato poche palle gol, credo che comunque alla fine abbiamo meritato la vittoria. Nel secondo tempo siamo usciti fuori. Anche i cambi azzeccati credo che ci hanno fatto uscire fuori. Quindi si è vista la superiorità del Rocca Bernarda, a mio parere. Voi da diversi campionati state facendo campionati appunto di testa della classifica, non di primissime posizioni, ma della zona altissima della classifica. Quest'anno avete questo Morrone che pare di un'altra categoria, si lotta soltanto per i posti playoff? Morrone che non abbiamo incontrato, sì, però dai nomi che si fanno, dai nomi dei calciatori di quella squadra, sicuramente una squadra di categoria superiore. Vi ripeto, ancora non l'abbiamo incontrata, sicuramente saremo una squadra che lotterà per fare i playoff.